storia in cui tu ti specchi. Un saluto a tutti voi. In questa puntata leggerò dal romanzo di Elsa Morante La storia. Ciò che lo muove è la fame e il bisogno di sopravvivenza. I protagonisti sono Ida, vedova Mancuso, Nino, suo figlio legittimo, e Giuseppe, nato da uno stupro ad opera di un soldato tedesco. Il gruppo si divide a guerra avanzata, Nino parte per il nord come camicia nera, Ida e Giuseppe restano a Roma e nel 43 sopravvivono al bombardamento del quartiere San Lorenzo. Assistono anche alla deportazione degli ebrei del ghetto. A metà romanzo i due trovano finalmente un rifugio un po' più decente al testaccio in casa di due ciociari. Finita la guerra, per Ida, dopo la perdita di Nino, si consumerà un'altra pesante tragedia. Buon ascolto. Un giorno di gennaio dell'anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava solo a girovagare nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Sapeva quattro parole in tutto d'italiano e del mondo sapeva poco o niente. Di nome si chiamava Günther, il cognome rimane sconosciuto. Di Roma sapeva soltanto quelle poche notizie che si imparano alla scuola preparatoria, per cui gli fu facile supporre che i casamenti vecchi e mal ridotti del quartiere San Lorenzo rappresentassero senz'altro le antiche architetture monumentali della città eterna. E all'intravedere, oltre la muraglia che chiude l'enorme cimitero del Verano, le brutte fabbriche tombali dell'interno, si figurò che fossero magari i sepolcri storici dei Cesari e dei Papi. Non per questo, tuttavia, si fermò a contemplarli. A quest'ora, per lui, Campidogli e Colossei erano mucchi d'immondezza. La storia era una maledizione e anche la geografia. Per dire il vero, l'unica cosa che in quel momento lui andasse cercando distinto per le vie di Roma era un bordello. Non tanto per una voglia urgente e irresistibile, quanto piuttosto perché si sentiva troppo solo e gli pareva che unicamente dentro un corpo di donna, affondato in quel nido caldo e amico, si sentirebbe meno solo. Ogni tanto si sfogava a calci contro i selci che gli capitavano fra i piedi, forse distraendosi per un attimo nella fantasia, con la finzione d'essere il famoso Andreas Kupfer o qualche altro suo proprio idolo calcistico, ma immediatamente si ricordava della propria uniforme di combattente del Reich e riprendeva il suo contegno con una scrollata che gli spostava un poco il berretto. L'unica tana che gli si offerse in quella sua misera caccia fu un seminterrato che portava all'insegna vino e cucina, dove sia l'oste che il garzone lo accolsero con una freddezza svogliata e diffidente. Lì si fece servire una dopo l'altra cinque misure da un quarto di vino. E quando risortì all'aria aperta, una leggera nausea lo invase. E nel putrido scirocco della strada che gli gonfiava il cuore a ogni respiro, lo prese una voglia impossibile d'essere a casa, rannicchiato nel suo letto troppo corto. Però grazie al vino, questa enorme nostalgia, invece di straziarlo, lo rese allegro. Fece ancora qualche passo sui marciapiedi, poi svoltò a caso e al primo portone che trovò si fermò sulla soglia con la intenzione spensierata di accucciarsi là dentro e dormire, magari su un gradino o in un sottoscala, come s'usa di carnevale alle feste in costume, quando si fa quel che ci pare senza che nessuno ci badi. In quel momento, qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone, non diciamo una comune ragazza o puttanella di quartiere, ma qualsiasi animale femmina o una cavalla, una mucca, un'asina, che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari
buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola Meine Mutter. E allorché di lì a un istante vidi arrivare dall'angolo un'inquilina del caseggiato, donnetta d'apparenza dimessa ma civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle: «Signorina! Signorina!» Al vedersi affrontata da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all'apparizione propria, irriconoscibile, del terrore. La donna, di professione maestra elementare, si chiamava Ida Ramundo, vedova Mancuso. Di età aveva 37 anni compiuti e davvero non cercava di sembrare meno anziana. Insegnava in una scuola presso la Garbatella, lontano dalla sua abitazione, che divideva con suo figlio Nino e che si trovava nel quartiere San Lorenzo. Non troppo distante dalla sua scuola c'era il ghetto. Era un piccolo quartiere antico, segregato, con alte muraglie e cancelli che venivano chiusi alla sera. Gli abitanti, per la maggior parte, facevano i venditori ambulanti o gli stracciaiuoli, che erano i soli mestieri permessi dalla legge agli ebrei nei passati secoli, e che poi, fra poco, nel corso della guerra, gli sarebbero stati proibiti anche questi dalle nuove leggi fasciste. Pochi di loro disponevano al massimo di qualche locale a pian terreno per uso di vendita o deposito della roba, e queste, più o meno, erano tutte le risorse del piccolo villaggio, dove i decreti razziali del 1938, tuttora invariati, non avevano potuto mutare di molto le sorti. Spesso Ida passava dal ghetto e fu proprio lì che un giorno incontrò Vilma, una sorta di ragazza invecchiata con un volto febbrile che attraverso i suoi giri quotidiani di faticante riportava nel ghetto delle informazioni strane e inaudite che le altre donne rifiutavano come fantasie del suo cervello. E difatti la fantasia lavorava sempre come una forzata nella mente di Vilma. Però, in seguito, certe sue fantasie dovevano dimostrarsi molto al di sotto della verità. Lei pretendeva che, a tenerla così informata, fosse una monaca, oppure una signora che di nascosto ascoltava certe radio proibite, ma della quale non si doveva dire il nome. Attualmente, nei suoi messaggi ossessivi quanto inutili, costei di continuo insisteva con l'avviso di mettere in salvo almeno le creature, affermando di aver saputo in confidenza dalla sua monaca che nella storia prossima era segnata una nuova strage peggio di quella di Erode, che i tedeschi ammassavano da una parte tutti gli ebrei senza eccezione e li trascinavano via, fuori dei confini, non si sapeva dove, nella notte e nella nebbia. I più morivano in cammino o cadevano prostrati, e tutti costoro, morti e vivi, venivano buttati uno sull'altro in fosse enormi. Nessuno credeva veramente alle parole di Vilma, solo Ida l'ascoltava con terribile serietà, vedendo in lei una sorta di profetessa. E siccome Ida aveva una madre ebrea pura da lontane generazioni, era chiaro che temesse per tutta la sua famiglia. E così è chiaro perché la disgraziata, in un giorno del gennaio 1941, accogliesse l'incontro di quel soldatuccio tedesco a San Lorenzo come la visione di un incubo. Costui doveva essere un caporale o un capitano delle SS venuto a identificarla. Il soldato, da parte sua, risentì come un'ingiustizia quel ribrezzo evidente e straordinario della sconosciuta signora.
Ma per il soldato, grazie al vino, la Babele terrestre sarà trasformata tutto in un circo. Risolutamente, in uno slancio da bandito cavalleresco, le prese dalle mani i fagotti e le sporte, e in un volo da trapezista la precedette senz'altro su per la scala. «Schlafen! Schlafen!» a lei che ignorava del tutto la lingua germanica, l'incomprensibile parola con la sua mimica misteriosa suonò per una qualche formula gergale di inchiesta o di imputazione e tentò in italiano una risposta indistinta che si ridusse a una smorfia quasi di lacrime. A ogni pianerottolo si arrestava per aspettarla, uguale a un figlio che, rincasando insieme, fa da staffetta impaziente alla madre tarda. E lei lo seguiva, inciampando a ogni passo come un ladroncello che si trascina dietro ai portatori della sua croce. Il suo peggiore affanno in quella salita era il sospetto che Nino, proprio allora, per un caso raro, si trovasse a casa dopo pranzo. Per la prima volta da quando era madre, si augurava che il suo piccolo teppista, stradaiolo, le restasse in giro tutto il giorno e tutta la notte. Al sesto pianerottolo erano arrivati. E siccome lei si perdeva nel manovrare la serratura, il tedesco posò in terra le sporte e prestamente le venne in aiuto con l'aria di uno che rientra in casa propria. E una volta entrati le gridò «Fare amore! Fare amore!» ripetendo in uno sfogo fanciullesco altre due delle quattro parole italiane che si era fatto insegnare alla frontiera. Poi, senza togliersi la cintura della divisa, si buttò sopra di lei, rovesciandola su quel divanoletto arruffanato, e la violentò con tanta rabbia come se volesse assassinarla. La sentiva dibattersi orribilmente, ma inconsapevole della sua malattia, perché Ida soffriva di epilessia, lui credeva che gli lottasse contro e tanto più ci s'accaniva per questo, proprio alla maniera della soldataglia ubriaca. Essa in realtà era uscita di coscienza. Quando rinvenne, sentì che lui la baciava con dolcezza e provò una strana felicità senza orgasmo. «Carina, carina», prese a dirle. Era la quarta e ultima parola italiana che aveva imparato. E insieme cominciò a baciarla con piccoli baci pieni di dolcezza sulla faccia trasognata che pareva guardarlo e seguitava a sorridergli con una specie di gratitudine. Essa intanto rinveniva piano piano, abbandonata sotto di lui. Non fu per lei un vero piacere erotico, fu una straordinaria felicità senza orgasmo, come talora capita in sogno prima della pubertà. Le pareva di essersi staccata dal continente affollato e vociferante della sua memoria, su una barca che in questo intervallo aveva fatto il giro del mondo e adesso, risalendo allo stesso scalo della partenza, lo ritrovava silenzioso e quieto. E gli oggetti casalinghi non erano più strumenti, ma creature vegetali o acquatiche, alghe, coralli, stelle marine, che respiravano nel riposo del mare, senza appartenere a nessuno. Anche il sonno del suo aggressore, là steso davanti a lei, sembrava posarsi sulle labbra di tutte le esperienze, violenze, paure, come una guarigione. Nel girare gli occhi, essa scorse in terra, a qualche distanza, una dall'altra, le proprie scarpette scalcagnate, che aveva perdute, al pari del cappellino, mentre si dibatteva nell'incoscienza fra le braccia del tedesco. Ma senza curarsi di raccattarle, seduta inerte sui propri talloni scalzi, di nuovo fermò sul dormiente gli occhi spalancati con l'aria stupita della ragazzina delle fiabe quando rimira il drago che una pozione incantata
ha reso inoffensivo. Adesso che l'amante gli era sfuggita, il giovane s'era abbracciato al guanciale e lo teneva stretto, ostinandosi nella sua gelosia possessiva di poco prima. Però nel frattempo la sua faccia aveva preso un'altra espressione, intenta e seria. Sarebbe stato facile adesso ammazzare costui, sull'esempio di Giuditta nella Bibbia, ma Ida, per natura, non poteva concepire un'idea simile, nemmeno in forma di fantasticheria. La sua mente fu adombrata dal pensiero che forse l'intruso seguiterebbe a dormire così fino a sera tardi. E Nino, rincasando, potrebbe sorprenderlo ancora qua. Invece, da un momento all'altro, così come s'era addormentato, il tedesco si risvegliò di colpo, quasi allo squillo brutale d'una tomba, e immediatamente guardò l'orologio al proprio polso. Aveva dormito appena qualche minuto, tuttavia non gli restava ormai molto tempo per ritrovarsi al centro di raduno in orario con l'appello. Cominciava la penombra del crepuscolo e Ida, alzatasi, col suo corpo scalzo e tremante, si accostò alla presa della lampada per infilarci la spina. Questa era mal connessa coi fili. La luce della lampadina oscillava. Allora Gunther, che in Germania faceva di mestiere l'elettricista, tratto di tasca un suo speciale coltelluccio a serramanico, riparò magistralmente la spina. Si capì, alla sua prontezza volenterosa e piena di impegno, che questa operazione aveva per lui un duplice valore. Primo, gli offriva un'occasione, seppure minima, di spendersi per la vittima del suo delitto, il quale adesso, nel declinare della sbornia, principiava a rimorderlo e a sgomentarlo. E secondo, gli era pretesto a indugiare un altro poco in questa cameretta che oggi lo aveva accolto ancora come una stanza umana. Uscito di qui, lo aspettava solo un'Africa finale, che oramai non gli si identificava più assolutamente con l'Africa interessante e colorata dei film o dei libri, ma con una sorta di cratere deforme in mezzo a una noia desertica e miserabile. Frattanto, rannicchiata nell'ombra del muro, Ida assisteva al suo piccolo lavoro con silente ammirazione, perché in lei perdurava un sospetto pavido e inconfessato per l'elettricità e i suoi fenomeni. Finito che ebbe di aggiustare la lampada, il soldato rimase tuttavia seduto, come s'era messo, sull'orlo del lettuccio. E giusto come argomento di scambio, puntando l'indice sulla propria persona, fu sul punto di vantarsi. Nach Afrika! Ma si ricordò che questo era un segreto militare e tenne la bocca chiusa. Per forse un minuto ancora si attardò seduto, col torso ripiegato e le braccia abbandonate fra i ginocchi, come un emigrante o un ergastolano già caricato sul piroscafo in partenza. Senza più nessun oggetto da guardare, i suoi occhi solitari parevano attirati dalla lampada che adesso brillava di luce fissa a capo del divano letto. I suoi occhi esprimevano una specie di curiosità intontita, ma in realtà erano vuoti. Spontaneamente il ragazzo li levò verso Ida e lei ne incontrò lo sguardo straziato di un'ignoranza infinita e di una consapevolezza totale. Sperdute insieme, l'una e l'altra a mendicare una carità unica, impossibile e confusa anche per chi la chiedeva. Sul punto di andarsene, gli venne idea di lasciarle un ricordo, secondo un'usanza tenuta in certi suoi addii con altre ragazze. Però non sapendo che cosa darle, mentre si frugava nelle tasche, vi ritrovò il suo famoso coltelluccio. E per quanto il sacrificio gli costasse,
lo depose nella palma di lei, senza altre spiegazioni. In cambio, lui pure voleva portarsi un ricordo e girava lo sguardo perplesso intorno alla stanza, senza scoprirvi niente. Quando gli cadde sott'occhio un mazzetto di fiori d'aspetto pesto e quasi unto, che nessuno s'era curato di mettere in fresco dalla mattina e giaceva su una mensola mezzo appassito. Allora ne staccò una piccola corolla rossiccia e, deponendola con serietà in mezzo a certe sue carte nel portafogli, disse: «Mein ganzes Leben lang, per tutta la mia vita». Per lui naturalmente non era che una frase, e la disse col solito accento millantatore e traditore di tutti i ragazzi quando la dicono alle loro ragazze. E una frase di figura da usarsi per l'effetto. Ma logicamente non vale, giacché nessuno può credere davvero di conservare un ricordo per tutta l'indescrivibile eternità che è la vita. E lui non sapeva invece che per lui questa eternità si riduceva a poche ore. La sua tappa a Roma fu conclusa quella sera stessa. Di lì a meno di 3 giorni, il convoglio aereo su cui lo avevano appena imbarcato, dalla Sicilia verso una qualche direzione sud a sud o sud-est, fu attaccato sul Mediterraneo e lui finì fra i morti. Dopo quel giorno trascorsero molte settimane prima che Ida riconoscesse questo scandalo supremo e insensato, e cioè che la sua relazione con un tedesco anonimo l'aveva lasciata incinta. Ogni tanto, la notte, per la città risuonavano le sirene dell'allarme aereo, ma la gente a San Lorenzo se ne curava poco, persuasa che Roma non verrebbe mai colpita per la protezione del Papa, il quale difatti veniva soprannominato la contraerea dell'urbe. Una notte, poco prima di un allarme, sognò che cercava un ospedale per partorire, ma tutti la respingevano come ebrea, dicendole che doveva andare all'ospedale ebraico, e le indicavano un edificio bianchissimo di cemento, tutto murato, senza finestre. Era una fabbrica immensa, illuminata da fasci di proiettori accecanti, e intorno a lei non c'era nessuno, solo delle macchine gigantesche, complicate e dentate, che ruotavano con terribile fragore. Quand'ecco che sogna di trovarsi su una spiaggia di mare. Assieme a lei ci sono tanti ragazzettini, tutti con le loro vocine, che protestano perché di qua, dal basso, non si possono vedere le luminarie. Ma ad un tratto la marina davanti a noi si illumina meravigliosamente di grandi, innumerevoli grappoli di luce, verdi, arancioni e rosso granato. E i ragazzini, tutti contenti, dicono: «Ah, qua noi vediamo meglio che da sopra, perché nel mare ci si specchia tutta la città intera, fino ai grattacieli alle punte delle montagne». Quando si svegliò, fu presa da un desiderio irresistibile di andare al quartiere ebreo. Si sentiva attirata là da un richiamo di dolcezza, quasi come l'odore di una stalla per un vitello, o come di un pianeta gravitante intorno a una stella. Poco dopo quel sogno, il bambino nacque e fu chiamato Giuseppe Felice Angiolino, nome che da quando cominciò a parlare lui pronunciò Giuseppe, e così rimase. Col tempo le piccole bottegaie del ghetto, frequentate da Iduzza di passaggio, s'erano fatte più taciturne e reticenti,
e proseguivano nei loro affarucci quotidiani come se gli avvenimenti europei non le riguardassero. Ad Ida capitava sempre di incontrare Vilma, avvilita perché di giorno in giorno la raccolta degli avanzi si rendeva più difficile e inoltre ogni volta aumentava, fra i suoi gatti dei ruderi, il numero degli assenti all'appello. Da parte delle sue informatrici private, la signora e la monaca, Vilma aveva sempre qualche rivelazione nuova che riferiva coi suoi gesticoli da folle a voce bassa. Raccontava per esempio che in tutta l'Europa vinta, attualmente le case dove ancora si sospettava la presenza di qualche ebreo nascosto venivano murate alle finestre e alle porte e quindi polverizzate con certi gas speciali, detti cicloni, e che per le campagne e foreste della Polonia da tutti gli alberi pendevano impiccati uomini, donne e bambini, fino alle creature più piccole. Non solo ebrei, ma zingari e comunisti e polonesi e combattenti. I loro corpi cadevano a pezzi, contesi dalle volpi e dai lupi. E in tutte le stazioni dove passavano i treni si vedevano lavorare sulle rotaie degli scheletri che avevano solo gli occhi. Simili resoconti al solito venivano accolti come prodotti fantastici della mente di Vilma. Non solo le strane notizie della signora e della monaca, ma anche le notizie più o meno ufficiose della radio carcere seguitavano a cadere là nel ghetto in una sorta di passività ostinata. Nessuno ancora del resto, né dentro il ghetto né altrove, aveva imparato il significato vero di certi termini d'ufficio quali evacuazione, internamento, trattamento speciale, soluzione finale e simili. Solo una di loro un giorno, la signora Sonnino, la quale teneva un banchetto di mercerie vicino al caffè del ponte, udendo di là dentro la voce del Führer che smaniava alla radio, osservò sovrappensiero: «Quelli vanno fa un ordine aritmetico, addizioni, sottrazioni, mortripiche, per pareggia tutti i numeri allo zero». Con l'avanzare della buona stagione, le incursioni aeree sulle città italiane quell'anno si moltiplicarono via via più furiose e i bollettini militari, per quanto recitassero la parte dell'ottimismo, accusavano ogni giorno distruzioni e stragi. La gente, oramai snervata, incominciava a sentirsi meno sicura. Le famiglie possidenti si erano trasferite in campagna e i rimasti, la grande folla, incontrandosi in strada, sui tram, negli uffici, si guardavano in faccia tra loro, anche fra sconosciuti, tutti con la stessa domanda assurda nelle pupille. Ida cominciava a sentirsi meno sicura. Una di quelle mattine, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Giuseppe. Secondo un'abitudine presa in quell'estate per i suoi giri dentro al quartiere, Ida era uscita come una popolana col suo vestito di casa e ai piedi delle scarpe di pezza con alta suola di sughero. Giuseppe non portava altro addosso che una camiciolina quadrettata stinta, dei calzoncini rimediati di cotone turchino e due sandaletti di misura eccessiva perché acquistati col criterio della crescenza. Uscivano dal viale alberato non lontano dallo scalo merci, quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d'orchestra metallico e ronzante. Giuseppe levò gli occhi in alto e disse: «Leoplani!» E in quel momento l'aria fischiò. Mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d'intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di frammenti.
Giuseppe! Giuseppe! Urlò Ida. Ma sto qui! Le rispose la vocina di lui. Essa lo prese in collo e si mise a correre senza direzione. Intanto era incominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso su un terreno rimosso che pareva arato. Verso il fondo, essa cadde a sedere con Giuseppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta, le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva presso di lei. Irrannicchiata intorno a Giuseppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo per assicurarsi che era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota con un elmo di protezione. Tutto all'intorno durava un fragore fischiante e rovinoso, nel quale fra scrosci, scoppiettii, vivaci e strani tintinnini si sperdevano deboli voci umane e nitriti di cavalli. Giuseppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e sovrappensiero. «Non è niente», essa gli disse. «Non avere paura, non è niente». Lui aveva perduto i sandaletti, ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti lo si sentiva appena appena tremare. «Niente», diceva poi, fra persuaso e interrogativo. Per tutto il tempo che aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero intenti a guardarsi. Al cessato allarme si ritrovarono dentro una immensa nube polverosa che nascondeva il sole. Sull'altra parte del viale le vie di sbocco erano montagne di macerie, e Ida, avanzando a stento con Giuseppe in braccio, cercò un'uscita. Verso il piazzale, fra gli alberi massacrati e anneriti. Il primo oggetto riconoscibile che incontrarono fu ai loro piedi un cavallo morto, con la testa adorna di un pennacchio nero, fra corone di fiori sfrante. Nello spazio attorno al cavallo si scorgevano altre corone, altri fiori, ali di gesso, teste e membra di statue mutilate. Davanti alle botteghe funebri, rotte e svuotate, il terreno era tutto coperto di vetri. Dal prossimo cimitero veniva un odore molle, zuccheroso e stantio, e se ne intravedevano i cipressi neri e contorti. Intanto, altra gente era riapparsa, crescendo in una folla che si aggirava come su un altro pianeta. Si sentivano delle urla e dei nomi, però anche questi suoni echeggiavano rauchi e stravaganti, come in una corte di sordomuti. La vocina di Giuseppe ripeteva a Ida una domanda incomprensibile in cui le pareva di riconoscere la parola casa. Ma quando torniamo a casa? Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, Ida ravvisò il loro caseggiato. Era andato distrutto, ne rimaneva solo una quinta spalancata nel vuoto. Al posto del loro appartamento si scorgeva un pezzo di pianerottolo. Da passo, delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezza. Là sotto dovevano essere tutti morti, ma certune di quelle figure andavano frugando e raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. La vocina di Giuseppe, intanto, continuava a chiamare. «Bui! Bi! Bi!» Blitz, il cane, era perduto ormai,
insieme col letto matrimoniale e il lettino e il divano letto e la cassapanca e il suo ritratto a ingrandimento e le pentole di cucina, le maglie d'inverno e le 10 buste di latte in polvere. Forse anche per effetto del digiuno, Ida era presa da sonno. Il senso dell'identità le andava sfuggendo. Una mattina assolata, Ida si alzò in fretta, sapendo che per quel giorno di lunedì aveva in programma di comprare a Giuseppe un paio di scarpette nuove, tanto più che s'approssimava l'inverno. Giuseppe e lei furono pronti prestissimo, avendo dormito vestiti. Dopo un percorso a piedi abbastanza lungo, l'autobus diretto al Tiburtino li fece aspettare più di mezz'ora. In compenso, furono fortunati nell'acquisto delle calzature, riuscendo a scovare, dopo molte ricerche, addirittura un paio di stivalini alti alla caviglia, quali Giuseppe non ne aveva mai posseduti. Tornando indietro all'altezza di Piazzale delle Crociate, furono sorpassati da una donna di mezza età, che correva come una pazza nella loro stessa direzione. Ida la riconobbe. Era un'ebrea del ghetto, moglie di un certo Di Segni Settimio, che teneva una piccola compravendita di roba usata dietro a Sant'Angelo in pescheria. «Signora! Signora Di Segni!» Ida la chiamò, affrettando il passo alle sue spalle, e siccome quella non pareva sentire, immediatamente si prese Giuseppe in collo e la rincorse. La donna però non si voltava, né le dava ascolto. E quando Ida le fu accosto, la guardò a malapena, con l'occhio ostile e torvo di un'alienata che rifiuti ogni rapporto con la gente normale. «Signora, non mi riconosce, io...» incalzava Ida, ma quella già non le badava più, anzi pareva che non la vedesse e non la udisse, per quanto al tempo stesso avesse accelerato l'andatura nell'atto di scansarsi sospettosamente da lei. Sudava. I capelli tagliati corti, grigiastri e ingialliti, le si appiccicavano sulla fronte. Ida le correva al lato, sballottando il bambino in una sorta di panico ansante. «Signora», le disse ad un tratto, «io pure sono ebrea». Però la signora Di Segni non le dette ascolto, ma scossa da un allarme repentino si staccò di là, gettandosi a correre come una bestia attraverso lo slargo diretta alla stazione ferroviaria là di fronte. E Ida frattanto s'era quasi dimenticata di averlo in braccio, il piccolino, tesa unicamente a non perdere di vista la figura isolata della signora. La vide dirigersi all'ingresso dei passeggeri e poi tornare indietro nella sua solitudine grande e furiosa di intoccabile che non aspetta aiuto da nessuno. Ida attraversò lo slargo e prese la stessa direzione. Il cancello era aperto. A forse una decina di passi dall'entrata si incominciò a udire a qualche distanza un orrendo brusio. Non si capiva in quel momento da dove precisamente venisse. Quella zona della stazione appariva attualmente deserta e oziosa. Verso la carreggiata obliqua di accesso ai binari, il suono aumentò di volume. Non era come Ida s'era già indotta a credere, il grido degli animali ammucchiati nei trasporti che a volte s'udiva echeggiare in questa zona. Era un vocio di folla umana. Ida andò dietro a quel segnale, per quanto nessun assembramento di folla fosse visibile. L'invisibile vocio cresceva e richiamava insieme certi clamori degli asili, dei lazzaretti e dei reclusori. In fondo alla rampa stazionava un treno che pareva Ida di lunghezza sterminata. Il vocio veniva di là dentro. Erano forse una ventina di vagoni bestiame. I carri
Non avevano nessuna finestra, se non una minuscola apertura a grata posta in alto. A qualcuna di quelle grate si scorgevano due mani aggrappate o un paio d'occhi fissi. La signora di segni era là, che correva avanti e indietro sulla piattaforma scoperta. Correva sguaiatamente, urlando lungo tutta la fila dei vagoni con una voce quasi oscena. Settimio! Settimio! Graziella! Manuele! Settimio! Esterina! Manuele! Angelino! Dall'interno del convoglio, qualche voce ignota la raggiunse per gridarle d'andar via, se no quelli, tornando fra poco, avrebbero preso lei pure. No, no, che non me ne vado! Essa in risposta inveì minacciosa e inferocita, picchiando i pugni contro i carri. Qua c'è la mia famiglia! Chiamateli, Disegni, famiglia Disegni! Settimio! E ruppe d'un tratto. Dietro la graticciola in alto era comparsa una piccola testa di vecchio. Vattene, Celeste, le disse il marito. Ti dico, vattene subito, che quelli stanno per tornare. Vattene, Celeste. No, che non me ne vado. Io pure so giudia. Voglio montà pur io su questo treno. Ida s'era coperta di sudore, come avesse la febbre a 40 gradi. Sentì suonare delle campane. Poi sentì dei colpi fondi e ritmati che rimbombavano vicino a lei. E li credette lì per lì i soffi della macchina in movimento. Però subitamente si rese conto che quei colpi l'avevano accompagnata per tutto il tempo che era stata sulla piattaforma, anche se lei non ci aveva badato prima. E che essi risuonavano vicinissimi a lei, proprio accanto al suo corpo. Era il cuore di Giuseppe che batteva a quel modo. Negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, Roma prese l'aspetto di certe metropoli indiane dove non esiste nessun censimento dei vivi e dei morti. Una moltitudine di sbandati e di mendicanti, cacciati dai loro paesi distrutti, bivaccava sui gradini delle chiese o sotto i palazzi del Papa. Nei grandi parchi pubblici, poi, pascolavano pecore e vacche denutrite. Le truppe tedesche, intanto, si accampavano intorno all'abitato. Negli alberghi di lusso requisiti dai comandi del Reich si imbandivano cene strepitose, dove lo spreco era ossessivo. In qualche via secondaria e appartata della città si notava qualche palazzetto o villetta di stile medio borghese con file di finestre recentemente murate sui vari piani. Erano vecchie sede di uffici, adibiti dalle polizie degli occupanti a camere di tortura. Da quegli interni fuoriusciva spesso uno strepito assordante di musichette e canzonette di grammofono a pieno volume. Tutti i giorni, in ogni strada, poteva succedere di vedere un camion della polizia fermarsi davanti a un fabbricato con l'ordine di perquisirne ogni ambiente fino sui tetti e terrazzi, alla caccia di qualcuno segnato con nome e cognome su un pezzo di carta. Nessuna norma limitava questa caccia perpetua e senza preavviso, in cui l'arbitrio dei padroni era totale. Le notizie quotidiane delle retate, delle sevizie e dei macelli circolavano per i rioni come echi rantolanti, senza risposta possibile. Si sapeva che appena fuori dalla cinta delle mura stavano buttati a decomporsi corpi senza numero. Ma alla fine, dentro la città isolata, saccheggiata e stretta d'assedio, la vera padrona era la fame. Il piccolo Giuseppe perdeva peso di giorno in giorno. Gli occhi prendevano quasi tutto lo spazio nella sua faccia piccola come un pugno. La misera lotta di Ida contro la fame, che da più di 2 anni la teneva armata, adesso era pervenuta al corpo a corpo. Quest'unica esigenza quotidiana,
Dar da mangiare a Euseppe la rese insensibile a ogni altro stimolo. A volte se lo trovava rannicchiato in petto, che dormendo le brancicava le mammelle in un movimento cieco e ansioso. Ma le sue mammelle, già scarse allora, adesso erano prosciugate in eterno. Con una tenerezza bestiale e inservibile, Ida staccava il figlioletto da sé. E da quel momento incominciava la sua battuta diurna per le vie di Roma, cacciata avanti dai suoi nervi come da un esercito di armati che la frustassero in doppia fila. Dar da mangiare a Euseppe. Solo quello la preoccupava. Dar da mangiare a Euseppe. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Seppure con ritardo, Nino mantenne la parola e venne a trovare suo fratello Euseppe con la motocicletta. Era inverno, ma la giornata in pieno gennaio pareva ad aprile e sapeva di pane. Appena fuori dal portone, senza nemmeno aspettare l'invito di Nino, Euseppe, tutto in fremito, s'aggrappò alla macchina per saltare in sella. Alcuni ragazzini, come tanti innamorati, s'erano raccolti intorno alla motocicletta e Nino, con superiorità e soddisfazione, spiegava: «È una trionfo», degnandosi persino di concedere a quei poveri amanti qualche informazione particolare sulla cilindrata, il cambio, il tamburo, il carter, eccetera, eccetera. La partenza fu strepitosa e il viaggio un vero ride fantascientifico per Euseppe. Fecero tutto il centro storico, da Piazza Venezia a Piazza del Popolo e poi a Via Veneto, Villa Borghese, e poi di nuovo indietro Piazza Navona e il Gianicolo e San Pietro. Si scaraventavano per tutte le strade con un rumore gigantesco, perché Ninnuzzu aveva abolito il sistema della marmitta. E al loro passaggio la gente scappava da tutte le parti sui marciapiedi e protestavano. E le guardie fischiavano. Euseppe non aveva mai conosciuto quei quartieri che in un ciclone risplendente correvano addosso alla motocicletta di Nino come a una sonda spaziale lanciata attraverso i pianeti. A voltare gli occhi in alto si vedevano statue volare con le ali distese fra le cupole e le terrazze e trascinare i ponti in corsa con le tuniche bianche al vento, e alberi e bandiere giostrare, e personaggi mai visti, sempre in marmo bianco, in forma d'uomo, di donna e d'animale, portare i palazzi, giocare con l'acqua, suonare trombe d'acqua, correre e cavalcare dentro alle fontane e appresso alle colonne. Euseppe, proprio ubriacato dal piacere dell'avventura, accompagnava il tuono del motore con uno scoppiettio continuo di risate. E quando Nino fece per posarlo giù, si accigliò e, aggrappandosi alla macchina, lo sollecitò: «Ancora, ancora, ancora, ancora», gli rifece il verso canzonandolo Ninnuzzu. Poi, dopo la terza scarrozzata, dichiarò: «Mo basta, e me lo dai un bacetto?», soggiunse per salutarlo. Poi, riacceso il motore, ripartì in un enorme boato fra la folla degli adoratori. Resta dunque da raccontare per ultima quell'estate del 47, coi vagabondaggi di Euseppe e della sua compagna Bella, un cane, in libera uscita nel quartiere Testaccio e dintorni. Nel corso della stagione, ai due, per quanto solitari, non mancarono incontri e avventure. La prima avventura fu la scoperta di un luogo meraviglioso. Fu di domenica mattina. Dopo il breve intervallo della loro clausura, Euseppe e Bella avevano di nuovo via libera per uscire.
e tanto erano smaniosi che alle 9, salutata Ida, erano già fuori di casa. La tramontana, nel suo passaggio veloce dopo le piogge, aveva lasciato l'infinito così limpido che perfino i muri vecchi ringiovanivano a respirarlo. E oggi, per la prima volta, Giuseppe e Bella valicarono i loro confini soliti. Senza nemmeno accorgersene, cammina e cammina, presero a destra, dove Bella, chiamata da un odore inebriante, incominciò a correre, seguita da Giuseppe. Bella correva al grido che significa il mare, mentre invece è chiaro, quello laggiù non era altro che il fiume Tevere. Ma non più invero lo stesso Tevere di Roma. Qua esso correva fra i prati, rifletteva i colori naturali della campagna. Qui la città era finita. Di là, sull'altra riva, si scorgevano ancora fra il verde poche baracche e casupole, ma da questa parte non c'erano che prati e canneti. Nonostante la domenica, il luogo era deserto. C'erano solo Giuseppe e Bella, i quali correvano avanti un tratto, poi si buttavano a scapriolare nell'erba, poi zompavano su e correvano avanti un altro tratto. In fondo ai prati il terreno si avvallava e incominciava una piccola zona boscosa. Fu lì che Giuseppe e Bella a un certo punto rallentarono i passi e smisero di chiacchierare. Erano entrati in una radura circolare, chiusa da un giro di alberi che in alto mischiavano i rami, così da trasformarla in una specie di stanza col tetto di foglie. Il pavimento era un cerchio d'erba appena nata con le piogge. Di là dai tronchi, dalla parte del fiume, una palizzata naturale di canne lasciava intravedere l'acqua. All'entrare, Bella fiutò in alto. Poi levò appena gli orecchi, al suono di un belato dalla campagna, ma subito li riabbassò. Anche lei, come Giuseppe, si era fatta attenta al grande silenzio che seguì la voce singola di quel belato. Un frullo corse nell'alto del fogliame e poi, da un ramo mezzo nascosto, si udì cinguettare una canzonetta che Giuseppe riconobbe senza indugio, avendola imparata a memoria un certo mattino, ai tempi che era piccolo. Anche Bella parve gustare la canzonetta, perché alzò la testa di sotto in su. «La sai?» le bisbigliò Giuseppe pianissimo, e in risposta essa agitò la lingua e alzò mezzo orecchio per intendere «altro che, e come no?». Il cantante era un passero comune. A quanto pare, la canzonetta sarà diffusa nel giro degli uccelli, diventando un'aria di moda, visto che la sapevano anche i passeri. E forse l'uccello non ne conosceva nessun'altra, visto che seguitava a ripetere questa sola. «È uno scherzo, tutto uno scherzo!» Dopo averla replicata una ventina di volte, fece un altro frullo e se ne rivolò via. Il silenzio, finito l'intervallo della canzonetta, s'era ingrandito a una misura fantastica. E Giuseppe, nell'ascoltarlo, ebbe una sorpresa. Il silenzio, in realtà, era parlante. Anzi, era fatto di voci che si mescolavano col tremolio dei colori e delle ombre, fino a che poi la doppia sensazione diventò una sola. E allora si intese che quelle luci tremanti, pure loro, in realtà, erano tutte voci del silenzio. Era proprio il silenzio, e non altro, che faceva tremare lo spazio. Il sereno restava sereno, anzi più abbagliante, e la tempesta era una moltitudine cantante una sola nota, o forse un solo accordo di tre note, uguale ad un urlo. Però dentro ci si distinguevano chissà come, una per una, tutte le voci, e le frasi e i discorsi, a migliaia e a migliaia di migliaia, e le canzonette, e i belati, e il mare, e le sirene d'allarme, e gli spari, e le tossi, e i motori, e i convogli per Auschwitz,
e i grilli e le pompe dirompenti e il grugnito minimo dell'animaluccio senza coda. E che me lo dai un bacetto a usè? Questa multipla sensazione di Giuseppe, non facile né breve a descriversi, fu in se stessa invece semplice, rapida. E l'effetto che ebbe su di lui fu di farlo ridere. Si trattava, in vero, anche oggi, a detta dei medici, di uno dei diversi segni del suo morbo. Certe sensazioni allucinatorie sono sempre possibili in soggetti epilettici, ma che si fosse trovato a passare in quel momento nella tenda d'alberi non avrebbe visto altro che uno spensierato morettino dagli occhi azzurri, il quale rideva di niente, con lo sguardo in aria, come se una piuma invisibile gli vellicasse la nuca. Pochi giorni dopo, rientrando sua madre, lo trovò a terra nell'ingressetto buio di via Bodoni. Il corpo di Giuseppe giaceva disteso con le braccia spalancate. Era tutto vestito, forse, vedendo la bella mattinata di sole. Aveva preteso di andarsene pure oggi con Bella alla loro foresta? Però Ida non volle assolutamente capire la verità. Davanti all'impossibile, la sua volontà si tirò indietro, col farglielo credere soltanto caduto. E dopo averlo trasportato in braccio sul letto, essa si tenne là, china su di lui, in attesa che lui rialzasse le palpebre in quel suo solito sorriso particolare. Solo in ritardo, incontrando gli occhi di Bella, essa capì. Giuseppe era morto, come era morto suo fratello Nino, come era morto il suo cane Blitz. Ida provò allora lo stimolo di urlare, ma ammutò lì a un ragionamento immediato. Se grido, mi sentiranno e verranno a portarmelo via. E dopo aver tirato il catenaccio nell'ingresso, in silenzio prese a correre le sue stanzucce con tale violenza da farsi dei lividi per il corpo. Si dice che in certi stati cruciali davanti agli uomini ripassino con velocità incredibile tutte le scene della loro vita. Ora nella mente stolida e malcresciuta di quella donnetta, mentre correva a precipizio per il suo piccolo alloggio, ruotarono anche le scene della storia umana, che essa percepì come le spire multiple di un assassinio interminabile. E oggi l'ultimo assassinato era il suo bastarduccio, Giuseppe. Meritato applauso alla scrittura di Elsa Morante, che con questo libro ha segnato veramente il successo nella sua carriera di scrittrice, ma possiamo dire croce e delizia, nel senso che alcuni malpensanti, per non dire invidiosi, l'hanno molto criticata, ritenendo che lei avesse lucrato dai fatti, dal dolore altrui. In realtà per Elsa Morante scrivere questo romanzo ha significato soprattutto chiudersi in una stanza e curare le sue ferite. Io non ho letto tutto il libro, ma vi ho proposto una versione teatrale che ho ascoltato sul web. Mi è piaciuta tantissimo e in un certo senso riattraversa tutto il libro facendo dei salti, ma se potete leggete l'originale. Allora io vi saluto e vi ricordo che siete stati in compagnia di Suora Annunziata. Alla settimana prossima. Vi aspetto. Una storia in cui tu ti specchi con i tuoi occhi da marziano e come una lanterna magica che non si ferma. Le storie che non conosci non sono mai di seconda mano.